È la prima volta, credo che sia la prima volta in assoluto, non solo per me ma anche per tutto l'evento, insomma, no? Una cosa culturale che si fa sopra un emblema della cultura, della storia dell'Italia. Insomma. Una cena ed un concerto per pianoforte su Ponte Buriano, per tutti il ponte che è sullo sfondo della Gioconda di Leonardo da Vinci, una iniziativa della CRIC di Ponte Buriano per sensibilizzare soprattutto l'opinione pubblica sul fatto che questo ponte a restauro terminato non può più sopportare il carico di veicoli che invece sopporta tutti i giorni. Noi abbiamo trovato tutti i rossi che si erano completamente allentati proprio per la spinta del ponte. Lei immagina un veicolo di 25-30 tonnellate che frena il carico che viene a dare a questo ponte, per cui abbiamo dovuto reintegrare il materiale lapideo perso, rincastandoli tutti, abbiamo rimurato tutto. Non restaurato per reggere il traffico degli autotreni, ma restaurato per durare nel tempo e evitargli veramente questa continua azione di carichi accelerati, carichi dinamici, che lo mettano veramente alla prova. Tant'è vero che se uno va sotto si accorge che le volte sono tutte cose. All'evento hanno partecipato anche due fotografi del National Geographic che stanno documentando per un reportage che uscirà il prossimo anno i luoghi di Leonardo. Un ponte in un paesaggio meraviglioso, un paesaggio toscano, un paesaggio che oggi lo vediamo particolarmente con questa dopo la pioggia, assomiglia molto ai paesaggi che Leonardo dipingeva dietro i suoi dipinti con questo effetto blu per dare la distanza. Quindi in questo senso è senz'altro molto interessante, la somiglianza è lampante e ci offre anche la possibilità di raccontare un po' la Toscana dove Leonardo è nato, dove ha tanto vissuto. 150, non di più, per ragioni di sicurezza i fortunati commensali che hanno dunque potuto cenare ed ascoltare il concerto per pianoforte sul ponte romanico, in attesa che si concluda il secondo step di restauro e il ponte venga riaperto al traffico.